Ok. Allora. Però c'è ancora qualche piccolo calo di frame qui. Allora. 125 follower. Ma come? E io che avevo perso le speranze, pensavo, vabbè, entro la fine dell'anno non ce la faccio ad arrivare a 100 follower, porca puttana. E adesso mi tocca fare quella top. Adesso mi tocca farlo. Devo dirlo a Demon. Sono qui in diretta. Sto facendo una live in questo momento. E a un certo punto un utente mi ha fatto un raid mentre adesso, e in una botta sola mi sono ritrovato con 40 follower in più. 40. Porca puttana. Oggi sono veramente euforico, ragazzi. Allora. Salve, popolo negatore di Twitch. Io sono sempre semplicemente Doc. Benvenuti a una nuova live. Oggi siamo qui per continuare la nostra visione su Steven Universe Future. Oggi per vedere gli episodi dal 6 al 10. Per nuove e mirabolanti Steven Universe avventure. Buonasera, Lelouch. Buonasera, Achille. Buonasera, terzo utente in chat, di cui non so chi sei perché non ti sei ancora palesato. E nel caso sia ancora in chat oppure no, un ringraziamento a LKGD, che a quanto pare è il responsabile di questa ondata di nuovi follower che ho ricevuto. Veramente grazie di cuore, grazie. E a tutti i nuovi follower che appunto si sono appena iscritti, sperando che la vostra sarà un'iscrizione duratura e non una botta e via, benvenuti su questo canale. Spero di conoscervi tutti e di poter chiacchierare con tutti voi. Buonasera a tutti quanti. Ah, bene, quindi l'episodio che vedremo oggi di Steven Universe sarà un capolavoro. Molto bene. Il mio hype è già alle stelle. Allora. Ho superato i 100 follower. Adesso, come promisi tempo fa, mi tocca fare la top 10 del decennio dei 10 migliori anime isekai. E Achille, ma è la verità? Achille, come che si dice? I precedenti parlano chiaro. Ogni volta che tu dici A, poi si rivela essere B. 9 volte e mezzo su 10 succede sempre questo con te. Quindi, se tu mi dici che farà schifo, io invece mi aspetto un bel episodio. Perché 9 volte e mezzo su 10. Quello che tu dici poi si rivela essere il contrario. È un anno e mezzo più o meno che succede sempre così con te. Il contrario, sempre.
Quindi, allora, vorrei aspettare per vedere se arriva qualcun altro in chat, però non sembra. Allora, fammi controllare giusto una cosa. Ecco, il tuo ultimo commento nella prova. Allora, che dire? Nel primo Steven capisci di saperne meno di Jasper. Ok. Nel secondo forza tutti a uscire dalla comfort zone perché non rispecchia la sua visione. Assolutamente falso. Ecco, questa è la prova che tu di quell'episodio non hai capito un cazzo di quello che stava facendo lui, l'episodio, l'autore. Ecco, qui non hai capito un cazzo. Nel terzo è razzista e sui quartieri rosa. Cazzata, anche questa. Cazzata, punto e basta, perché non è vero. Anche qua tu comprensione e analisi del testo zero, vabbè. Nel quarto sbrocca male, e il tutto è contestualizzato, ha senso, non è che sbrocca a caso, ma vabbè. E nel quinto parte prevenuto, con giustificazione, contestualizzato, e alla fine della fiera il suo essere prevenuto si è rivelato essere giusto, perché alla fine lui aveva ragione, non mi ricordo nemmeno come cazzo, Acquamarina e Rubino. Vabbè, insomma, la tizia lì, alla fine, Steven ha avuto ragione, quella era veramente una sottocopertura che voleva ammazzarlo. Steven aveva ragione, si è prevenuto, aveva ragione. Quindi, Bluebird, ecco, si chiama Bluebird, ecco. Quindi, in questo bellissimo commento, Achille ci ricorda quanto lui non capisca un cazzo delle cose che guarda. Ma vabbè. Forse dovrei cambiare il giorno in cui fare le live di Steven Universe. Forse il martedì non va bene come giorno. Non lo so. Servirebbe un giorno in cui magari. Io non so che cosa fate tutti voi nei vostri giorni liberi, chi è impegnato, chi no. Vabbè, adesso iniziamo. Chi arriva, chi arriva. Tanto queste live sono salvate, poi chi se le vuole recuperare se le guarda. A proposito, dico a chi è già in chat, dopodomani, quindi giovedì sera, sempre alle 7, ci sarà finalmente la live tier list per quanto riguarda gli anime della stagione autunnale. E a differenza delle precedenti, questa volta sembra che saremo soltanto io e il buon Andrea di Anime No Yusha. Saremo soltanto in due questa volta. E ci sarà da divertirsi, solo io e Andrea insieme. Non hai capito? È così. Gli danno prova che loro si fondono non tramite l'amore, ma appunto tramite l'odio reciproco. E quindi? Achille, sta cosa che hai appena scritto non c'entra un cazzo con quello che hai scritto prima. Non c'entra un cazzo con quello che hai scritto prima. Cioè, tu prima ti lamentavi che Steven era un uomo di merda. Perché era prevenuto nei confronti di Bluebird, quando poi alla fine ha avuto ragione lui a essere prevenuto, che quella era veramente cattiva.
Hai sbagliato. E devi chiedere scusa a Steven. Devi chiedere scusa a Steven. Allora. Ecco, appunto, tu sbagli, Achille, e quando qualcuno te lo fa notare, non hai il coraggio di chiedere scusa. Perché tu sei troppo orgoglioso e non accetti che tu sbagli, che è il tipo il 99,9% delle volte che tu sbagli. Vabbè, ma tanto Steven delle tue scuse non se ne fa nulla, perché tanto ne so qualcosa che tu, le tue scuse valgono veramente poco. Ne so qualcosa. Vabbè. Ma lì. Allora, Lilucio, se vuoi ripescare un'altra volta quel discorso che abbiamo fatto sul fatto dei manga, i target, delle robe, te lo ripeto ancora una volta, guarda quel discorso, avevi torto tu. Punto. Non ripescare un'altra volta, non fare come Achille pure tu, porca puttana. Sii migliore di Achille, porca puttana, pure tu. Ci siete soltanto voi in chat. In chat mi segna tre persone e la terza persona io non ho idea di chi sia. Aspetta, ma io posso controllare nella lista chat, giusto? Impostazioni chat. No, aspetta. C'era un modo per poter vedere in maniera più specifica? Aspetta, come cazzo? Ah, utenti della chat. Achille, Action Scene, Another Viewer, Lilush. Penfulles, Sound Alert, Tanon Jan e Vanisheglia. Vabbè, no, Lilucio, io quella volta ti ho spiegato 3.000 volte perché tu avevi sbagliato. Te l'ho ripetuto 1 miliardo di volte dove sbagliavi, perché quello che dicevi non rispecchiava la realtà. Te l'ho fatto notare 1 miliardo di volte e tu hai continuato, perché purtroppo anche tu sei uno che non accetta di avere torto. Mi sembra di ricordare altri discorsi passati che abbiamo fatto su altri argomenti. Tu purtroppo sei come Achille. O meglio, a differenza di Achille, non mi perseguiti per mesi sugli stessi argomenti. Ah, il terzo. No, no. Scusa, Lilush. Scusami. Pensavo che stessi dicendo una cosa, invece. Scusami, Lilush. No, no. Il numero della chat. Io non vengo contato come membro della chat. Credo. Mi sembra che io. Se non sbaglio, io non vengo contato come membro della chat. Buonasera Francesco. Buonasera Francesco. Ah, giusto. Prima di iniziare. Ragazzi, io. Cazzo, ma dove ho la testa? Io non posso, prima di tutto, fare, seppur in ritardo, ragazzi, gli auguri di Natale a tutti voi che siete in chat. E prima di iniziare, ragazzi, ditemi. Avete passato delle buone feste di Natale? Feste, siamo ancora in feste. Avete passato un buon Natale? Cazzo, me ne stavo dimenticando. Cioè, ragazzi, buon Natale a tutti quanti. Avete passato una buona vigilia, una buona festa? Ditemi, ragazzi. Buon
Da voi nevica? Perché da me. Pff, da me non nevica, manco se spari al cielo. Ok. Meglio iniziare, che è già passata mezz'ora. E io poi devo andare a cenare, quindi. Allora, eccoci qua. Cattura finestra. Ok. Mi aggiustare un po'. Ok. Buonasera, Lorenzo. Siete arrivati giusto in tempo. Vai. Iniziamo. Impegni estenuanti. Ripeto, questa Grazie sigla mille la per averci preferisco salvato molto da di quel più rispetto a bandito quella vecchia. meschino, ragazza esploratrice. Mamma, 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 mamma. Come ricompensa del tuo gesto eroico, prendi questi soldi. La città era un disastro prima del tuo arrivo, ma ora. Beh, ora è ancora un disastro. È stato bello giocare con te, ma adesso dobbiamo pulire. Che è comunque bello. Pronto a sistemare tutto? Oh, Cipollo, non reagire così. Ovviamente Il tuo grande Cipollo non amico è arcobaleno ti invecchiato di una aiuterà. virgola. A tal proposito, è arrivato il momento di animare un po' la situazione. C'è chi fa il nido con dei rami, ma c'è chi ci vede soltanto un caos in realtà. Questo a lui non interessa proprio e quando ha finito Basta roba si molto alla Mary riposa e Poppins. pensa se c'è allegria con gli amici accanto a te. C'è allegria con gli amici accanto a Oddio, è te. inquietantissimo! È così bello poter ridere. Vuol dire questo, vivere. Oh, ma cosa? Tutti questi piatti si devono lavare. Cos'è quello? Me lo Gesù! sai spiegare? Oh, va bene. Per questi baci ti voglio ringraziare. Ok, dovresti scusarmi 5 minuti. È sempre più inquietante Cipollo comunque. Steven, sei in ritardo. Mi servi per il geminario sulla sicurezza. Oh no, quindi era Geminario. oggi. Ma Arcobaleno aveva promesso a Cipollo di. Tranquillo, penso a tutto io. Gli racconterò tutti i futuri incidenti che avranno in questa casa. Non lo so se è una buona idea. Arrivo subito. Parla, tornerò presto. Nel frattempo puoi restare con Cipollo. Ma certo, è stato un giochetto per Arcobaleno. Lo sarà anche per me. Sul Le serio? ultime Sul parole famose. serio, andrà tutto bene. Oh, ma guardalo, ha scritto non andartene. Scarabeo celeste, scarabeo della terra. C'è un futuro in cui cadrete in un secchio dell'immondizia e nessuno se ne accorgerà. Devo andare, ma tornerò il prima possibile. Fa con calma, staremo benissimo. Ehi, Cipollo, ma che bella ciocca di capelli che hai, a chi appartiene? E così cadrò dalle Scappa! scale? Sì, Scappa finché sei in l'impatto ti tempo! frantumerà. Garnet, sono qui! Steven, aiuto, sono spaventate. Aspetta, che ha Tranquilli, ci detto? sono Non ho io. sentito. E così cadrò dalle scale? Sì, l'impatto ti frantumerà. Garnet, sono qui! Steven, aiuto, sono spaventate. Tranquille, ci sono io. Ricominciamo il geminario sulla sicurezza con la nostra ospite speciale.
La vostra pietra del sole è qui per illuminarvi! Attenta ragazza, qui è molto pericoloso. Non si osservate la sicurezza. Per non inciampare togliete gli oggetti dalle scale. 3 punti! Chiudete il secchio della spazzatura o potrete attirare degli animali selvatici. Forza, continuiamo! Non lasciate l'acqua aperta, potreste allagare casa. Chiudete le prese elettriche con delle protezioni, soprattutto se ci sono dei bambini in giro. E cosa più importante, disattivate l'effetto soap opera dalla TV. Forte! Adesso le immagini si vedono meglio. Ok, scusate, rispondo alla telefonata. Nel frattempo, guardate questa pubblicità. Ciao, già. No, io... Attenta, ragazza, qui... Una novità. Che minuto stiamo qui? 3:20. Vedi un po' se io devo perdere tutto sto tempo per fare ste cagate, però. Però devo farlo. Devo farlo. Veleni nocivi, più dei baci di poison ivi. Microbi che uccidi, sì, ma poi son vivi. E tu diventi pazzo e ridi, come Beavis. Prendi coltelli da serial killer. Elmo, scudo, ma tu non sei Achille. Ok, quanto tempo ho perso per fare sta cagata? Oh, vabbè. Torniamo seri. Cioè, dovevo farlo. Ok, c'è un problema qui. Perché non mi cattura più la finestra? Aggiungi. Cattura finestra. Ok.
molto pericoloso. Non si osservate la sicurezza. Per non inciampare, togliete gli oggetti dalle scale. 3 punti. Chiudete il secchio della spazzatura o potrete attirare degli animali selvatici. Forza, continuiamo. Non lasciate l'acqua aperta, potreste allagare casa. Chiudete le prese elettriche con delle protezioni, soprattutto se ci sono dei bambini in giro. E cosa più importante, disattivate l'effetto soap opera dalla TV. Forte, adesso le immagini soap opera si vedono meglio. Che è sta novità? Scusate, rispondo alla telefonata. Nel frattempo, guardate questa pubblicità. Ciao, gemme che siete nell'universo. Vi sentite perdute e confuse in questa nuova era? Allora venite alla scuola delle gemme. Ehi, parla, come procede? Ciao, Steven. Mi chiedevo quando saresti tornato. Tutto a posto lì da te? Ecco, appena te ne sei andato, Cipollo è diventato un tantino nervoso e ora sta mettendo a suo quadro la casa. Credo che gli manchi arcobaleno. Arrivo subito! Arcobaleno è tornato! Andiamo, Cipollo! Non è bello distruggere le cose, giusto? Oh, cielo! Quel trambusto non ti ha fatto umano. Venire sotto! Io continuo a dire allora, che questo non è umano! E riccio a letto! Buon riposo! Di nuovo a letto! Ma è la mia impressione o mi pare più piccolo addirittura? Cioè mi pare che è diventato addirittura più piccolo rispetto alla prima serie. Volta. O è solo una mia impressione? Oh, certo. Sembra più basso! Cosa sta facendo Garnet? Garnet, sono qui io! Che succede? Ciao, Steven. Avevamo organizzato un percorso sicurezza, ma poi ci siamo distratte. C'è l'effetto soap opera. Va bene per lo sport. Tutte fuori da casa! Va bene! Cambio di scenario! Volete vedere una cosa Babbo tosta? Natale? La cosa tosta è che indosso... Non mi ha portato un bel niente Babbo il Natale caschetto. Quest'anno. Cioè... Molto bene, sorelle! Seguitemi, prossima lezione! Oh, fermi tutti! Dici che è perché Steven che cosa tosta? Ti giuro, a me sembra che proprio Cipollo si è fatto di basso. Il rispetto dei segnali pedonali, bambine. Andate alla grande. Comunque io ripeto, Cioè, adesso ci stanno tutte queste gemme che vivono sulla Terra tranquillamente, cioè... Forza, Perla, dimmi che è tutto sotto controllo. Mi pare sempre... La situazione è fuori controllo. Appunto. Sta accadendo qualcosa di strano. Steven, ma tu non eri così. Tu eri un bravo bambino. Mi dispiace tanto di non avertelo mai detto. Oh, io lo sento, ma non riesco a vederlo. È dentro i muri. Ma non so come ci è entrato e non ho idea di come farlo uscire. Garnet, finché non torno, puoi pensarci tu. Certamente, le altre mi adorano. Ora vi dirò come si fa ad essere investite. Ah, Garnet! Lascia perdere! Resto, resto! Steven, c'è un serpente! Invece vado! Ah! Eccomi! Ma che... ci metto a Resident Evil! Perla! Qui non è sicuro, nasconditi! Perla, ti prego, calmati! Steven, no! Adesso c'è Wesker! Scappa! No! Corri, scappa, c'è Cipollo! Oh, cosa? Oh, ho scritto che vuole arcobaleno. Ehi, biscotti. Fermo, vuoi saltare? Cipollo, non farlo. Cipollo! Non ti preoccupare, ti prendo io! Ok, hai fatto da solo. Oh, vuoi dividere i biscotti con me? No! Vieni qui, piccolo mio. Preso! Non si gioca con gli oggetti taglienti, ma non con il mio umorismo tagliente. Io non ho parole. Come dico io, rompi gli schemi, non i portabiscotti. Vuoi sapere cosa non fa ridere? Questo disastro orribile. Lo sistemiamo in un baleno. Sei proprio un tipo alla mano, piccolo mio. Letteralmente. Ok, ora vieni con me. È importante ricordare che tutte queste cose brutte vi accadranno in tempi diversi. Prima la sicurezza. Ehi, Garnet, che ne dici di insegnare a un altro studente?
Io mi sento un tantino. Non avresti dovuto portarlo. Ripeto, Steven esaurito è una delle cose più belle della vita. Nessuno proprio ha più bisogno di un corso sulla sicurezza di lui. Così unirò tutte le mie responsabilità in una sola responsabilità. Sono un mio genio. Tutto bene. Sto bene. Sto proprio bene. Va tutto bene. Sì, va bene. Bravissimo il doppiatore comunque. Sto bene. Sto benone. Sto proprio bene. Ah, ciao Ronaldo, non mi sei mancato per nulla. Ah, però stavo dicendo prima, mi pare sempre strano che adesso ci sono tutte queste gemme che Steven, veloce, ci che vivono sulla terra tranquillamente e cioè non c'è una CIA, un FBI, dei servizi segreti. Cioè questi ci stanno. È praticamente una cazzo di invasione aliena. Però il governo non dice nulla. E il governo che fa? Cioè Steven, non avrei mai dovuto riempirmi di impegni. No. Ehi ragazzi, non lasciate che capiti anche a voi. Cercate sempre di gestire per bene il vostro tempo. Non si può avere il dono dell'ubiquità. Mi è sempre fatto strano che Steven, mi raccomando. E poi, a proposito, ehi, voi non dovreste essere alla lezione di chitarra. Non abbiamo una chitarra. Fantastica, grazie Pietra del Sole. Ti prego, ditemi che in questa stagione compare, non so, una specie di FBI più o meno, come nemici principali che poi io cercare di capire che cazzo fanno sti alieni sulla Terra. Vi prego. A meno che non siate paracadutisti esperti, ragazzi miei. Voglio vedere degli esseri umani come i nuovi antagonisti. Vi prego. La scuola chiusa. Cioè, non è possibile che questi stanno qua, fanno i cazzi loro e nessuno dice niente. Cioè passi Beach City, che oramai Beach City lo sa che ci stanno le gemme, sono abituati e vabbè, sti cazzi. Ma il resto del mondo? Cioè, ma veramente nel resto del mondo? Cioè, sanno che qua stanno gli alieni e nessuno dice nulla. Come si vede che Steven Universe è un fantasy? Come si vede che è un fantasy questa serie? Perché veramente? Cioè, forse sono io che chiedo troppo. Di Elova Boss era uscito il trailer della seconda stagione, non del prossimo episodio. A meno che non sia uscito pure un altro trailer, io non lo so, ma non credo, visto che io tengo le notifiche del canale di Visi, quindi non ho ricevuto nulla. Comunque sì, il trailer della seconda stagione di Elova Boss l'ho visto, e anche il nuovo trailer di The Batman, e niente, sono sempre più in hype per entrambe, quindi vabbè. Allora, che dice qua? E ripeto, per l'ennesima volta Achille si è dimostrato nel torto, perché lui mi aveva parlato come questo episodio era il male, quando in realtà è un episodio tranquillo, normale, carino, con appunto un messaggio di fondo per quanto riguarda, anche importante, no? Perché adesso Steven non è più il bambino spensierato che poteva tranquillamente cazzeggiare e basta. Ora è un giovane adulto con tantissime responsabilità sulle spalle ed è bello vedere in questa puntata come lui cerca di istricarsi fra una cosa e l'altra, che poi puntualmente si accumula e rischia di farlo impazzire. È bella vedere la crescita del personaggio in questo modo. Le sue
priorità sono cambiate. Cos'altro dite qua? Allora, che questo episodio abbia rubato tempo per episodi più meritevoli, lo vedremo alla fine della stagione. Se arrivato a fine stagione mi verrà da dire ok, questo episodio era completamente inutile, non è servito a niente, si poteva tagliare, va bene. Però se quello che succede qua si va a ricollegare magari più avanti, inutile anche no. E ripeto, episodio brutto e mal consegnato? Assolutamente no. È un episodio chiaro, preciso, con un messaggio chiaro. Cioè, gli episodi brutti di Steven Universe sono altri. Tipo la puntata in cui vanno a cena con i genitori di Connie. Ecco, quello è il mio esempio di episodio brutto di Steven Universe. Perché quello era proprio una merda, quell'episodio là. Ok. Andiamo avanti. Allora, scuola delle gemme. Che hai in programma per oggi? Puoi farcela! Non vorrai saltare il pasto più fantastico uovo della mattina? Certo che no. Per questo ho preparato il frullato proteico. Ciccio, così mi rendi triste. Steven, ho messo tutto quello che potrebbe servirti nel tuo zaino cheeseburger. Quello ormai non lo uso più. No! E poi ho già la mia borsa. Almeno prendi la micia. Perché dovrebbe servirmi? Lascia stare, io vado. No! Lo zaino cheeseburger! La mia app del meteo dice che oggi nevicherà tutto il giorno e tutta la notte. Ti gelerai se non indossi un piumino, un cappello e due sciarpe. Meglio abbondare. Lo cheeseburger, no! Ma le lezioni non iniziano prima di un paio d'ore? Ormai è diventato adulto, Steven. E poi perché vuoi prendere la donda? E possiamo usare il teletrasporto. Devo andare perché ho delle commissioni da sbrigare in città prima delle lezioni. Ma certo, dacci dentro, campione. Sì, sì, dacci dentro. Sorpresa! Eravamo sedute al buio. Ela, sai che cosa abbiamo in serbo per stasera? Cucciolo cottero avventure nel cielo! Maschere di bellezza con le facce degli animali. E cosa più importante, pizza al salame. Ragazze, sono vegetariano da circa un mese e cucciolo cottero è per bambini. E il viso me lo lavo col sapone. Comunque, grazie. No! 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 Stefano, no! Cosa cazzo fai, Stefano? Vegetariano, no! No! Stefano, no! 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 Perché? È stata Connie, vero? È colpa di Connie! È colpa sua, non è vero? No, Steven, no! No! Vegetariano! Beh, dai. Poteva andare peggio. Poteva essere vegano. Poteva essere vegano. Vegetariano. Ancora. Si può accettare. Sì, ho già mangiato. Oh, ok. Il film lo guarderemo con Micia Steven. Che peccato. Credevo che la pizza al salame avrebbe funzionato. Guarda, Steven, colazione insieme come i bei vecchi tempi. C'è troppo zucchero, ma grazie. Ci vediamo a scuola. Ok, prenderò il teletrasporto. Steven, io non lo farei se fossi in te. Credo che per oggi dobbiamo chiudere la scuola. Per là puoi avvertire tutti. Subito. Un attimo, quindi abbiamo il giorno libero. Oh, possiamo rileggere qualche libro? E io farò tutte le voci. No, non dovete leggermi nulla. Oggi ne approfitto per rivedere il calendario.
La tempesta di neve rischia di far saltare il quadrimestre. Porca puttana. Porca puttana, Steven. Cavolo, ti impegni più tu nel lavoro di quanto si impegnavano i diamanti nel distruggere il pianeta. Quello è il passato, ora è il presente. No. Ehi, sai cosa non facciamo da tanto tempo? Acchiappa Steven! Ah! Ametista, che ti prende? Conosci le regole, ciccio. Se vieni toccato, devi trasformarti in Steven. Ma sono già Steven! No, amico, lo Steven di una volta. Lo Steven di una volta. Steven, vieni fuori a giocare. Non voglio giocare. No, cavoli. Ha usato l'asciugamano. Va bene. Tanto non ci serve Steven per giocare ad acchiappa Steven. Vedo una falla nel tuo progetto. Ehi, hey, Garnet, cerchi qualcosa? Miccia Steven, non la trovo da stamattina. Oh, strano. Steven, controlla gli sportelli. Ok. Questi qui? Sì. Ah? Gioca acchiappa Steven! Abbiamo preso una piega imprevedibile. Conosci le regole. Addio! Non puoi restare lì per sempre. Questo le terrà occupate per un po'. Ora magari posso lavorare in pace. Steven! Ma come faccio a uscire? Ci nascondiamo sotto le coperte. Steven, che stai facendo? Parla! La voglia di uscire si fa già sentire? Sono Ametista e Garnet. Vogliono giocare a acchiappa Steven. Acchiappa Steven? Wow, mi ricorda i vecchi tempi. Beh, sono sicura. Oh! Il dramma. Ah, peggio per voi. Perla non si è trasformata. Il potere della chiappa Steven mi ha catturata. Invece è meglio per lei. Oddio. A me, in realtà, mi sembra un episodio Achille perfettamente contestualizzato all'interno di quello che Chinchu sta raccontando. Cioè, in che cosa cozza? A me mi sembra un episodio perfettamente in linea con tutto quello che è stato raccontato finora. Non resteranno così per sempre. Devo solo aspettare... Sugilite, Steven! Cosa? Sono fuse! Cioè, questa puntata si ricollega perfettamente con quella di prima. Steven, che ha fin troppi impegni, si sta concentrando soltanto su quello e non si prende mai un respiro, un momento di pausa. Cioè, anche il troppo lavoro è qualcosa che è dannoso. Bersaglio acquisito. Un pupazzo di neve col giacchetto di Steven. No! Non si fermeranno finché non giocherò anch'io. Alexandrite Steven! Oh, cavoli! Con quale faccia? Non avrei mai voluto farlo, ma non mi lasciate altra scelta. Mi unisco al gioco! Steven! Quindi Steven è il nuovo personaggio di Smash. A new challenger approach! Steven Universe! Join the battle! Lassù non riuscirà mai a prendermi. Ma adesso va!
I have the higher ground, Anakin! Non avreste dovuto sfidarmi! Preso. Oh no, questa è la fine, ti stiamo tutto. Ma perché tutto sentito il dramma? Zaffiro, ce l'hai fatta, sei grande! Sei stato preso. Devi trasformarti nel piccolo Steven. Le regole sono queste. No. Forza, forza, forza! Lo faccio, micia Steven. Ah, ok, mi trasformo. Troppo carino! Non è vero! Per me non è un gioco, va bene? È come se provarci fosse inutile. Continuate a vedermi così. Ciccio, vogliamo solo stare con te. Già, come facevamo quando eri... piccolo. Non vorrei deludervi, ma io non sono più così. Vi prego, vorrei che mi vedeste... per come sono adesso. Devi perdonarci. Non volevamo ferirti così. È che tu ci manchi, Steven. Ci dispiace. Anche voi, ragazze, mi mancate. E sapete, è stato proprio bello passare del tempo con... Grazie, Ametista. Steven, noi siamo orgogliose di come sei diventato. Sì, per questo vogliamo sempre stare con te. Ma se ora devi tornare al lavoro, non c'è problema. Ecco, non posso perché... Garnet! Presa! Al gioco serve un upgrade. Va bene? Sì, mi piace. Perfetto. E ora vi conviene correre. Perché ho la sensazione che la prossima puntata accadranno tragedie incredibili? Guardali, tutti belli, contenti, sorridenti, si divertono. Ah, che belle, adesso tragedie. Perché sei così triste? E appunto! Tragedia in arrivo. Perché non ci metteremo tanto. Molte gemme si iscrivono subito quando le invito di persona. Che pianeta incantevole! Che cosa sei? Oh mio Dio! Sono bellissimi! Tranquillo, piccolino. Oh, bellissimo! Cavoli, Steven, ci hai messo ben 5 secondi a farti un nuovo amico. Sei fuori forma? Lo sai, io neanche le notavo creature come questa. Prima di te e della Terra, terraformavo i vari pianeti senza mai pensare a niente. Chissà quante forme di vita innocenti ho dovuto distruggere. Ah, Steven? Quindi le voci erano vere. Avranno forse ricevuto il tuo messaggio di pace nell'universo? Sì, penso di ovviamente sì. Ovviamente siamo su un altro pianeta. Ma non mi arrenderò. Sarà più difficile di quanto credi. Ovviamente c'è ossigeno e posso... Un'altra là. Ehi, fermatevi! Ah! Quindi è in questa puntata che escono le altre lapis. Credevo fosse più grande. Le famose allora, lapis che ne pensi? Noi qui abbiamo quasi finito. Che invadono e lei chi sarebbe? Non ci servono i server rinforzi. Di Rule 34 per quanto riguarda Steven Universe. Per questo sei qui, presumo. Sì, beh, no. Sentite, l'impero è caduto. Lo sappiamo. E i diamanti non vi controllano più. Già, e quindi? Quindi non dovete più terraformare alcun pianeta. Siete liberi di fare ciò che volete. Perché non venite alla scuola delle gemme e dove... Oh, ho capito. Credo proprio che ci siamo fraintesi. Ciò che vogliamo è terraformare. Ah, è un bel pasticcio. Ok, ferme. Siete liberi di fare ciò che volete, basta che non distruggete i pianeti. Non è quello che hai detto qualche secondo fa. Perché vuoi fermarci? Perché è sbagliato! Ferma, ferma, ferma. Com'è possibile che la cosa che abbiamo sempre fatto sia sbagliata? Almeno lasciaci distruggere questo pianeta. Ci manca poco, poco, poco. Ah, sì. Lasciaci distruggere questo pianeta, vite innocenti, roba, sti cazzi. Avevi ragione, è proprio difficile. Dovrei costringerle a fermarsi. Qui dobbiamo combattere, non sono come me. Esattamente. Non capiscono lapis. Che fanno del male. Tu
l'hai capito. Cosa ti ha aperto gli occhi? Un tunnel di torture orribili. Ma oltre a quello, vivere la natura e le cose creative. Già, facciamole vivere anche a loro. Ok, basta qualche tortura. Quindi basta farle conoscere Perdo. E va bene, facciamo come vuoi. Ehi, ecco, perché non provate. Dovrebbe esserci una terza Lapis oltre a questo, se non sbaglio. Dovremmo ascoltarlo? Lui è un mezzo diamante, magari ascoltiamolo a metà. Lo prendo come un sì, andiamo! Oh, guardate gli alberi, sentite il profumo dell'aria fresca. Non avvertite una sensazione di amore per la vita? Qui è tutto così luminoso. Steven si riconferma ipocrita, comunque, vedendo che questi, che dice a questi che possono fare tutto tranne... Aspetta un attimo. Allora, Steven si riconferma ipocrita, comunque, vedendo che questi dice potete fare tutto, a parte questo. Quindi Steven sarebbe ipocrita perché sta giustamente cercando di evitare che un cazzo di pianeta venga distrutto. Pianeta con delle forme di vita sopra, che ci vivono. Ah, ipocrita Steven. Ma sì, chi se ne frega. Voglio dire, che sarà mai un pianeta distrutto, due vite innocenti che finisce buttate nell'oblio? Che sarà mai? Ma sì, lasciamole fare. Io a volte mi chiedo, quando tu a Achille scrivi queste cose, ma tu non ci rifletti mai sulle cose che scrivi? Ma tu mi spieghi, dopo sta cosa che hai scritto, come pretendi di essere preso seriamente? Come pretendi di essere preso seriamente? Beh, ha detto che potevano fare tutto ciò che volevano ora che erano libere, tranne ciò che vogliono, che non gli va a genio. E grazie al cazzo! Stiamo parlando di distruggere un cazzo di pianeta! Ma che cazzo... Ti svelo un segreto, Achille. Essere libero di fare quello che vuoi non significa letteralmente fare il cazzo che vuoi. Cioè, come dire che allora io posso svegliarmi una mattina, andare vicino a una scuola elementare e farla esplodere. Sono libero di fare quello che voglio, secondo Achille. Non c'è... Faccio esplodere una scuola con dei bambini dentro. Non c'è nulla di male. Vero? Vero, Achille? Non c'è nulla di male se la faccio esplodere. Tu mi dai il permesso di farlo. Cristo santo, Madonna. Cosa cazzo mi tocca leggere, porca... Preferisco solo due colori, il colore delle rocce e del fango. Capisco che non comprendiate la bellezza, ma lo farete. Tanto tempo fa neanch'io ci riuscivo. Ma poi ho comprendere la bellezza, chiama Adrian. È completamente diversa ed è speciale. E ora provate a fare questo. Questo è un Mythmorph, soggettivo e opinabile, ma comunque è quello che è. Quindi, con i tuoi poteri puoi fare quello che vuoi e tu hai fatto questa robaccia? Non deve essere esattamente così, puoi dargli qualunque forma. Anche il gusto è un Mythmorph. Ok. È più divertente di quanto pensiate, fidatevi di me. Ora, provate anche voi. Bravissime! Adesso provate a modellarlo come più vi piace. Vabbè! Così è molto più facile di come stavamo facendo. Già, possiamo finire il pianeta in pochi secondi. Ah! Non A quanto pare avete ancora tante energie. Magari proviamo qualcosa di fisico, tipo il ballo. Il ballo? Ecco, guardate qui. Thank you.
sentite, queste cose non vi fanno bene da subito. Magari non lo fanno mai, ma vi aiutano a esplorare un nuovo modo di vivere le emozioni. Se 20 secondi di episodio abbiano fatto esplodere la libido di mezzo fandom. Ho questa sensazione. Sempre più le tinte di dolore si mischiano qua giù. Ogni momento mi sorprende e sento nel mio cuore che inizia a brillare il mio colore. Combattere mi ha stancato, lo specchio è la prigione. Ad essere ma sto sound da canzoncina dell'ascensore, ma che cazzo, la nuova sensazione. Non so che cosa sia, ma è forte come il mare, non vuole andare via. Sempre più le nuove convinzioni si mischiano qua giù, ma voglio andare avanti, starti accanto con amore, guardando quanto brilla il tuo colore, guardando quanto brilla il tuo colore. Dopo me la vado ad ascoltare in inglese. Pensi davvero che dovremmo cantare e ballare come delle perle? Lascia stare, Steven Universe. Comunque... hai già un lapislazzuli che fa tutto quello che vuoi. L'hai fatta cadere nel ridicolo. O è sempre stata così comunque pietosa? Non dovete essere scortesi, vi stiamo... che fa il tutto questo, che cerca di convincere avanti, le torniamo altre, al fa... lavoro. È incredibile che sia Lapis che sta facendo tutto questo, Anche questa è crescita del personaggio. Sono stufa, ne ho abbastanza di voi due. Ferma, non dobbiamo lottare. Dovevamo fare a modo mio, dovevamo farlo dall'inizio. Ferma! Ehi, voi due, basta così! Comunque la canzone è carina. Ti sei decisa a darci una mano? Il problema è il sound, che sembra quel motivetto da musica d'ascensore che cozza completamente con tutto, cioè... L'ha fatto davvero? Dopo mi vado ad ascoltare, mi vado ad ascoltare qui in inglese. Mani comunque il testo è carino, ti dispiace è carino, proviamo? Però il problema è il sound. Oh, capperi! Lapis, tutto bene? Venone, stanne fuori! Catene d'acqua! Devi smetterla di insegnarci mosse nuove! Lapis! Dobbiamo ringraziarti. Cioè, quindi queste due prima non sapevano fare un cazzo proprio. Alla fine non sei così inutile. Attenta! È diventata lava. Chi è ridicola adesso? Chi è quella patetica adesso? È diventata Korra. Resta fermo in silenzio a guardare il cazzo. Ehi, tutto bene? E alla fine è Steven sì, che la ferma. Scusami quindi. Prima. È finita. Niente più scuse. Questo ci ricorda che Lapis okay, è leggermente OP. Niente più distruzioni. Lascerete stare questo pianeta? Ah? Dopo la tua dimostrazione di forza, faremo quello che vuoi. Quella non era forza, era debolezza. Per trattenersi serve forza, per la pazienza serve forza. Oh. Basta così, sono stanca. Esatto. Brava Lapis. In caso vi interessi, ecco i dépliant della scuola. Brava Lapis. Sai, vorrei tanto non averlo fatto, è solo che quelle due mi ricordavano tanto me. È stato no, così se non era per Steven... Non essere autocritica. Tu sei andata Lapis avanti. L'avrebbe distrutta. Non è colpa tua se sono rimaste indietro. È stato proprio grazie alla presenza di Steven che Lapis si è fermata. Ah,
Ecco, è questa la scuola di cui parlavi? Sì, è questa. La festa di laurea. Bello episodio. Festa di laurea. Noi di giorno riposiamo, ma di notte diventiamo sedi killer e sospetti. Sedi killer e sospetti. Ehi là, pezzo blu! Ciao Lars! Ciao Steven, sei qui per la torta? Sì, ma anche per sapere come stai. Ehi Steven! Ciao Lars! Sedi! Oh, che bello! Non ricordo l'ultima volta che siamo stati insieme in una pasticceria. Ehi Sedi, ho le tue torte Luna. Grazie. Prego. Ecco, come vanno le cose con Shep? Eh? Shep? Bene, va proprio alla grande. È incredibile, usciamo insieme da 2 mesi ormai. La situazione fila liscia come l'olio. È grandioso. Saluta Shep da parte mia. Lo farò. Davvero, beh, Rebecca Sugar? A più tardi. Ciao. Davvero? Davvero? Che è successo? E chi è Shep? Shep è il partner di Sedi. Si sono conosciuti mentre era in tour coi sospetti. Sto bene. Davvero, Rebecca? Sì, sto bene. Questo cliché comunque, maledetto. Sarei partito lo stesso. Ora che le scolorite hanno finito la scuola, torneremo nello... Davvero, Rebecca? C'è, c'è questo cliché maledetto dei due personaggi che palesemente si piacciono, si piacciono, e quando c'è il time skip, una dei due si è messa con un altro a cazzo. Veramente, Rebecca? Questo cliché di merda? Veramente? Veramente? Vabbè, ma che cazzo? Fazio? Come fai col negozio? Lo lascio in gestione a Pizzo Blu. Voglio andare avanti. Mi capisci, no? Hai finito con la scuola. Non vuoi provare qualcosa di nuovo? Beh, io... Oh, la torta per le lauree è pronta. A stasera, Steven. Sì. Siamo orgogliosi di aver vissuto l'evoluzione delle nostre laureate, ormai pronte per vivere nuove avventure e vedere posti esplorati. Beh, non come me, io resto sempre fermo qui. Allora, laureate, spostate quelle nappine! E adesso facciamogli le nostre congratulaureazioni! Steven, non vedevo l'ora di presentarti Shep. Ciao, sono Shep. Finalmente ci incontriamo. È una ragazza. Tu e Sedi vi vedete da 2 mesi, vero? Sì, è vero. Sai, le persone dicono che non puoi conoscere qualcuno se non ci sei stato su un'isola deserta. Cosa? Dicono così? Già. Noi ci prendiamo un po' di torta prima di iniziare alle 7. Sì! Scusa, Sadie, alle 7 non suoni coi sospetti? In realtà stavo pensando di fare un pezzo con Shep. Oh, parte, sarà grandioso. Quindi all'improvviso Sadie diventa bisex, all'improvviso. Ora non andrei verso il buffet. C'è un problema con la torta? Cosa? No, no, ci sono Sadie e Shep. Oh, bello, io vado a salutarli. Aspetta, va tutto bene? Sì. E tu stai bene? Certo che sto bene. È un ragazzo? Ehi, Steven! A quanto pare si stanno tutti divertendo un mondo. Già. Allora, la doppiatrice è doppiato palesemente da una ragazza. Che ognuno abbia qualcosa di nuovo nella sua vita. Sì, non è una cosa così brutta. Pannacida ha trovato un po' di ingaggi come DJ a Empire City. Buck sta studiando medicina, salverà vite tra tipo 20 anni. E io sono bella impegnata con i miei giacchetti per telefoni. E cosa sono? È il mio nuovo business online. Noi, e con noi intendo io, stiamo creando dei giacchetti originali da far indossare ai telefoni. Oh, anche le taschine. E c'è un telefonino dentro la taschina! Ogni abitante del pianeta ne vorrà uno! Ma dove lo trovi il tempo? Beh, adesso che i sospetti si sono sciolti, ne ho di tempo! Cosa? Sedi non te l'ha detto? Ehi, Steven! Ma scusate. Ho per qualcosa, no? Io voglio essere sicuro. Steven Universe. Shep. Allora, il design di sto personaggio non mi piace particolarmente, però, vabbè. Allora, Shep, Ok,
Ok. Non è binario, quindi sì, è un non binario. Allora, esteticamente mi sembra un ragazzo, però è la voce, almeno la voce italiana è quella di una ragazza comunque. Beh, vabbè, ok, andiamo avanti. Sei pronto per noi? Oh, giusto! Aspetta, ora vi presento. Ehi, state passando una bella buonasera, serata? Buonasera, Ale. Qualcuno tra voi adora Shady Killer e i sospetti? Beh, questa sera ci sarà solo una loro componente. Oh, cielo. Quindi sì, ecco... Come si chiama la band? Ancora non abbiamo un nome. Dovevate chiedere a me. Sono bravo a inventare nomi. Delusissimo lui. Questo è un pezzo che io e Shep abbiamo scritto insieme e speriamo che vi piaccia. Siamo aperti a tutte le critiche dopo lo show. Che cazzo di strumento hai, mano? Quando ero ancora molto piccola, è un flauto non fotonico. Non amavo divertirmi affatto, in verità. E avevo il terrore di esibirmi sopra un palco come faccio qui. Ma io guardo al futuro, al mio futuro. Guardo al futuro adesso. Guardo al futuro, al mio futuro. Guardo al futuro adesso. Lars! No, oh, ciao Steven. Lars, aspetta! Ehi, Lars, dove stai andando? Per stasera passo. Ero venuto solo per la ciurma. Queste mega feste non fanno per me. Ma domani lascerai il pianeta, giusto? Poi chissà quando ci rivedremo. Ci vedremo quando vuoi. Puoi usare il tuo teletrasporto magico. Aspetta, resta qui! Devo andare, Steven. Lars, fermo! Steven! Steven, che hai combinato? Scusate, non so come abbia fatto. Beh, falla sparire. Giusto, giusto, sì, ok. Nel caso tu non te ne fossi accorto, Kide non lo sta facendo di proposito, Io credo che questa cupola sia tipo una reazione a una forte emozione che qualcuno ha scatenato in me. E inoltre credo anche di sapere chi è. Lars! Scusa, di che stai parlando? Resteremo tutti qui dentro finché non dirai cosa provi per Sedi. Da quando sei tornato non avete mai parlato. L'abbiamo fatto. Senti, Steven, abbiamo provato a riavvicinarci un paio di volte, ma le strade erano diverse. Sa che mi è mancata, ma sa anche quanto sono felice che abbia trovato qualcuno adatto a lei. E lui sa quanto sono felice che abbia trovato se stesso nello spazio con le gemme. Quando sarebbe successo? Non ne sapevo niente. Perché erano discussioni private. Ma pensavo che partissi perché eri geloso di Shep. Io parto perché adoro stare nello spazio. Lì fuori ci sono tante avventure che ci aspettano. Ciò che abbiamo dentro lo porteremo su altri pianeti. Ma se voi due siete contenti... Anche voi avvertite un po' di claustrofobia a stare qui dentro? Ma pensavo che partissi perché eri geloso di Shep. Io parto perché adoro stare nello spazio. Lì fuori ci sono tante avventure che ci aspettano. Ciò che abbiamo dentro lo porteremo su altri pianeti. Ma se voi due siete contenti... Anche voi avvertite un po' di claustrofobia a stare qui dentro? Steven, fa sparire la cupola, ti prego! Ok, posso farcela! Devo soltanto concentrarmi! Ehi, Steven! Non ora, Shep! Ho bisogno di silenzio! Devo dirti una cosa. Guarda! Se non mi libero di questa cupola, i miei amici faranno una brutta fine! Non sarebbe la prima volta. Ascolta, la tua magia segue i sentimenti, giusto? Non so, credo che tu sia triste perché i tuoi amici andranno via. Così ci hai intrappolati dentro la cupola per impedirci. Non ne vedo la connessione.
Magari stai provando a comprendere te stesso e ora vuoi che i tuoi amici ti aiutino a farlo. È solo che ho sempre voluto aiutare io i miei amici, ma senza di loro non so chi sono. Steven, sei grande, ma tu devi lasciarci vivere le nostre vite. Se non dai modo agli altri di crescere, li soffochi. E in questo caso, letteralmente. Lo so, non voglio trattenervi a forza. È solo che il mio stupido cuore sente la vostra mancanza. Steven! Saremo sempre i tuoi amici. Anche ad anni luce di distanza. Non ragazzi! Non è stato il party peggiore dell'anno? Ciao, Steven! È stato bello rivederti. Già, siete proprio una bella coppia. E mi piace molto la vostra musica. Lo vuoi il CD? Comunque, complimenti al chef, che questa arriva e vede robe, alieni, poteri, roba. Ecco, sì. E prende Steven, tutto benissimo. Complimenti. Lars, mi dispiace tanto. Già, sai, però non è male sapere che non vuoi che ce ne andiamo. È ovvio che non voglio che ve ne andiate. Ma dai, amico, puoi venire a trovarci. È solo che per un po' siamo stati di nuovo tutti insieme. Le feste di laurea non mi piacciono. Per un po' dovrei mollare la scuola. Ehi, vieni qui. Oh. Hai in mente di lasciarmi o vuoi restare così? Solo qualche minuto. Per chi ha vissuto come me, la spensieratezza sembra irraggiungibile, ma tutto cambia ora che posso essere me stessa senza remore. Io guardo al futuro, al mio futuro, al mio futuro adesso. Guardo al futuro, al mio futuro, al mio futuro adesso. Spinoso. Steven! Penso di capire più o meno dove vuoi andare a parare. Grazie ragazze, venite. Verso il finale. Bello! Quanta saliva magica hai usato per far crescere queste piante? Idea, però... L'ho fatto alla vecchia maniera. Quindi da quando hai lasciato la scuola curi le piante? Sì, lavorare a scuola è grandioso, ma non so se sia così adatto a me. Infatti, vedere le scolorite andare via è stata un po' dura. Beh, io credo che questo sia un modo perfetto per prenderti un po' di tempo per te. Per me? Il tempo lo dedico a loro. Questa piccolina si chiama Connie. Questa cipolla è Cipollo. Questa pianta fa dei fiori perenni. Questo è Sedi e il resto della band. Oh no. Fiori Miller e i petali sospetti. Questo l'ho chiamato Lars. Tu resterai nella terra, vero? Non vuoi mettere radici nello spazio e lasciare i fiori da soli? Dico bene. Oddio, sta impazzendo. Steven, non mi sembra un approccio equilibrato al mio hobby. Mi sto solo divertendo un po' tutto qui. Oddio, sta impazzendo. La mia vita va benissimo. In questo caso possiamo andare. Divertiti con le tue piantine. E sta attento a quel cactus. Oh? Che sto combinando? Ora è questo che faccio? Giardinaggio? Le ragazze non erano neanche colpite. Curare le piante non è tosto come salvare l'universo. Ecco, hai una casetta nuova. No, Achille, tu non avevi ragione. Perché tu hai detto tutta un'altra serie Benvenuto. Di cose che non c'entravano un cazzo con quello che stiamo vedendo adesso, però. Starai bene. Oh, credo sia ora di pranzo. Torno dopo a vedere come va. Ho dato vita al mio cactus. Questo mi ricorda. Ma come lo esiste Pensavo ancora? Non stessi usando saliva sulle piante. No, infatti. Sei ancora all'isola dei cocomeri? Stavo ripiantando il cactus. È una storia poco chiara. Quel cactus era messo male. È un sopravvissuto, proprio come te. No, e ha la testa a collinette come te. Lo chiameremo Cactus Steven. Cactus Steven, che fantasia. Sembrerò presuntuoso, ma mi piace. Secondo te sta bene? Sì, forse ha bisogno solo di un po' di sole. Forse ne ho bisogno anch'io. La spiaggia non è mai cambiata.
Invece sono cambiate tante altre cose. Io cerco di accettarlo, ma mi fa sentire strano. Molti sono andati avanti e dovrei farlo anch'io. Ho mollato la scuola delle cocomeri normali, ora ma non so cosa mi aspetta. Cocomeri magici che hanno preso vita, non credo che marciscano così presto. Chi sono io per decidere cosa è meglio? Quindi avevano costruito pure una loro civiltà. Parlano di più con Garnet, Ametista e Perla. Una volta ero utile, ma isola personale. Le gemme non servo più. Ah, perché ho bisogno di sentirmi utile, Steven? Devi tornare in te. Oh, mi dispiace tanto di averti annoiato. Rientriamo. Buongiorno, Ronaldo. Buongiorno, Nanefua. E un buongiorno speciale... Oh! A te, Cactus Steven. Che forza! Questa notte sei cresciuto tantissimo. Buongiorno a te. Oh? Hai appena parlato. Che forza! Questa notte sei cresciuto tantissimo. Wow, questo è pazzesco. Oh, buongiorno Steven. Buongiorno Cactus Steven. Perché ciao Cactus, Perla. Sì. Ragazze, guardate qui. Ciao Perla. Wow. Oh. Ma è super carino. Ha imparato a parlare. E ha detto il mio nome. Sembra che stia imparando a parlare copiando me. Ciao Perla. Ora non hanno bisogno di me. Io cerco di accettarlo, ma mi fa sentire strano. Oh, che bravo! Steven, il piccolo cactus mi pare leggermente triste. Mi dispiace tanto di averti annoiato. Steven, devi tornare in te! Ehi, Steven, va tutto bene? Una volta ero utile! Perché ho bisogno di sentirmi utile? Che ti ha preso? Perché hai detto quelle cose, eh? Perché hai detto quelle cose, eh? Perché io volevo sfogarmi con te! Non posso parlare con Perla perché lei incolperebbe se stessa, perderebbe il controllo e poi dovrà intervenire. E non voglio uno dei consigli duri e puri di Garnet. Per una volta le voglio tenere tutte al di fuori. E sono stanco di Ametista che va in giro sentendosi una gemma adulta. Una gemma adulta? Sì, lo è, ma si dovrebbe calmare. Per favore, non ripeterlo. Io volevo sfogarmi con te. Perché hai detto quelle cose? Perché? Oh, lo sai perché. Le ragazze non dovranno scoprire niente. Scoprire che cosa? Niente. È tutto ok, Steven? Sì. Perché lo chiedi? Ecco, è solo che da quando hai lasciato la scuola mi sembri un po' stressato e sono passata a vedere come stavi. Come al solito. Sì, no, sto bene. Ci ricorda ho delle cose incredibilmente superficiale. Il pollice verde sistemerà tutto. Va bene, ma se hai bisogno di aiuto, noi ci siamo. Non ho intenzione di dargli più. Sì, lo so. Assolutamente. Cactus Steven riposa, vietato entrare. Oh, ora le gemme sono in pensiero per me. Cavoli! Oh no, Cactus Steven, sembri messo male. Che ti succede? Che ti succede? Succede che così mi fai passare per folle! Folle! Vorrei che non parlassi! Vorrei che non parlassi! Smettila! Steven, sei a cena con noi? Sì, arrivo! Cactus Steven! Avanti, amico spinoso. Non commento nemmeno quello che Achille ha appena scritto, perché non c'è un cazzo di senso, però. Ma quando mai? Non commento nemmeno. Cactus Steven, devi tornare a casa tua. Devi tornare a casa tua. Questa è casa mia. E ora va fuori. Fai male così! Devi starmi lontano! Steven! Fermo! Mi dispiace! Fermo! Minchia, che botta! È casa mia! Su tutte le furie! Le gemme! Ora le gemme non servono più! Sono pensieri privati! Non devono sentirli! Ciao ragazze, qui va tutto bene, è tutto normale. Perché non tornate, diciamo, tra un paio d'ore? Non chiedete perché, ok? Ciao! Steven,
Steven, ci pensiamo noi! Non posso parlare con Perla perché incolperebbe se stessa! Cosa? Non ho idea del perché abbia detto quella cosa! Fuori! Forte! Ma molto Resident Evil comunque questa cosa, molto Resident Evil questa cosa. Fa silenzio! Fai male così! Ma perché è così resistente? Sono le piante più resistenti del pianeta! Arrenditi! Non vincerai questo scontro! Non voglio uno dei consigli duri e puri di Garnet! Ah! Colpo a sorpresa! Sono stanco di ametista che va in giro sentendosi una gemma adulta! Come accidenti fa a dire cose così specifiche? Oh! Oh! Perché ripete me? Ripete tutte le cose che gli ho detto! Oh, mi sta copiando! Ho trovato! Ragazze, state indietro! Ho avuto un'idea! Canto Steven! Vediamo ora che dici! Scusa se ti ho trattato male. So che non volevi ferire nessuno. Hai solo imparato dall'unico modello che hai avuto, me. Invece avrei dovuto darti l'affetto e l'amicizia che meriti. Quindi, lo vuoi un abbraccio? Vuoi un abbraccio? Che dolore! Mi dispiace. Okay. Andiamo, ragazzone. Ti riporto dentro la serra. No. Aspetta, dove stai andando? Non lasciarci. Sistemerò la serra tutta per te. Ehi, Ciccio. Hai forse bisogno di dirci qualcosa? Ho già detto abbastanza. Come ho detto nella live precedente, c'è tutta questa negatività che continua a caricarsi, 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 episodio dopo episodio. Allora, fino a mo' pare che bene o male, in ogni puntata, Steven ha la sua crisi, però poi impara una lezione, bene o male. Però io ho come la sensazione che non lo so, credo che tutte queste cose si andano poi ad amalgamare insieme e arriverà a un certo punto una crisi ma veramente più grande e che non si risolverà così facilmente. No, cozzano il cazzo, Achille. Anzi, questo riconferma quello che ho detto. Cozza il cazzo, anzi, è perfettamente contestualizzato. Bravo Lorenzo che guardi Clone Wars. Bravo. Ora ti dovrai subire. Ci sono parecchi episodi che sono veramente brutti, però Star Wars Clone Wars è senza ombra di dubbio quello che avrebbe dovuto essere la trilogia prequel di Star Wars e che non è riuscito ad essere. No, io non mi sono spoilerato niente. Io non so nulla di quello che succede in questa serie. Cioè, sto semplicemente facendo 2 più 2. Cioè, minchia, sono 10 puntate in cui questo qua continua a incazzarsi in ogni singolo episodio. Ci sarà
un nesso, un obiettivo finale. Cioè, sto semplicemente facendo 2 più 2. Non è che mi sono spoilerato qualcosa. Io non so nulla di quello che succede. Sto semplicemente facendo delle ipotesi e mettendo insieme i pezzi che ho finora. Tra l'altro, grazie a Star Wars Clone Wars, caro Lorenzo, avrai la possibilità di poter godere appieno dell'ascesa di Darth Maul, che da personaggio inutile e dimenticabile diventa, grazie alla serie, uno dei villain più belli che siano mai stati concepiti da mente umana. Forse è il villain più bello dell'intera saga di Star Wars in generale, anche più di Darth Vader. Ah, e tra l'altro in Clone Wars hai una effettiva e migliore ascesa di, cioè, costruzione da Anakin che diventa Darth Vader. Vabbè, c'è anche tutta la storia di Ahsoka Tano, personaggio della Madonna. Vedrai un bel po' di cose veramente belle. Tra l'altro nella serie potrai vedere alcune delle storie migliori di Star Wars in generale, proprio in generale. Ecco. Per chi lo sappiate, ho visto No Way Home e lo ritengo a mani basse il peggior film MCU di sempre. Questa è l'ennesima dimostrazione di quanto Achille in realtà non capisca un cazzo di cinema, non capisca un cazzo di quello che guarda. In realtà, questo commento è lui che odia a prescindere lo Spider-Man di Tom Holland e quindi ci butta merda addosso a prescindere. Vabbè, di cosa mi sorprendo. Ah, tra l'altro, a proposito di No Way Home, ragazzi, vi dico che finalmente l'ho visto anche io. Ma magari ne parliamo meglio domenica. Però finalmente l'ho visto anche io. Vabbè, che cazzo mi sorprendo io, cioè. Ma da uno che dice che Venom 2 è un capolavoro, ma di che cazzo mi sorprendo? Cioè, ma uno che dice che Venom 2 è un capolavoro, ma come cazzo vuole essere preso seriamente? Cioè, ma per piacere, ma per piacere, cioè, veramente. Vabbè, Achille ha una concezione del trash che non conosce. Cioè, Achille non sa che cosa significa trash. Non lo sa. Perché al definire trash il fanservice che sta in No Way Home, cioè, lui non sa che cosa significa trash. Non lo sa, vabbè. Allora, a parte l'episodio su Cipollo, che è stato un po' quello più o meno, ma neanche tanto easy, poi gli altri quattro dopo, ciccia bella pesante. Allora, e anche per questa volta ci siamo visti, siamo arrivati a metà della prima stagione. Finora Steven Universe Future è una serie che mi sta piacendo e trovo intrigante quello che sta cercando di raccontare, e a maggior ragione devo vedere dove vuole andare a parare e come si risolve nel finale. Finora mi piace quello che sto guardando. Nel frattempo, buonasera Atid7, buonasera e benvenuto in questa chat. E no, io sono pro-vax, assolutamente pro-vax.
Spider-Man No Way Home ne parleremo magari se volete domenica. Quindi, anche il live di oggi finisce qui. Vabbè, fortunatamente poi Jar Jar viene tolto di mezzo in Clone Wars. Lo vedi un po' all'inizio, però poi lo tolgono di mezzo, non ti preoccupare. A parte che X-Men Conflitto Finale era un film di merda, però vabbè, lasciamo perdere. Allora, come al solito io ringrazio tutti quelli che hanno seguito la live di oggi. Faccio di nuovo un saluto ai 40 nuovi follower che si sono iscritti al canale. Salve a tutti, auguri, buon Natale. Allora, noi ci vediamo. Ah, ovviamente vi ricordo sempre di continuare a seguirmi e supportarmi anche su tutti i miei altri social, di cui trovate tutti quanti i link in descrizione: YouTube, Facebook, Instagram e Telegram. Assolutamente meglio Jar Jar piuttosto che Rey, ma proprio a mani basse. Cioè, a sto punto preferisco Jar Jar Binks. Dicevo, trovate tutti i link dei miei social in descrizione. Noi ci vediamo giovedì, sempre alle 7. Finalmente c'è la live tier list anime per quanto riguarda gli stagionali d'autunno. E niente. Ora che ho finalmente superato i 100 follower, dovrò iniziare a preparare la top 10 dei migliori anime isekai del decennio, perché l'avevo promesso. Vabbè, Lucio, se mi devi dire qualcosa, dilla adesso e poi chiudiamo. Allora me la dirai. Comunque Holland resta un pessimo Spider-Man, pur con tutti i presupposti per essere un eroe decente, non ne fa una giusta, pur venendo supportato in tutti i modi possibili. Ma proprio scrivo come Spider-Man. Questa è l'ennesima dimostrazione di come tu non sai un cazzo di Spider-Man, non conosci nulla di Spider-Man, non sai niente, nulla di questo personaggio, perché tu non hai mai letto niente di questo personaggio. La tua conoscenza sul personaggio è pari a zero. Tu non hai le basi per poter dire cosa è o non è un buon Spider-Man. Non puoi dirlo perché le basi per farlo non ce le hai. Quindi sei pregato di smetterla di ripetere sta stronzata, porca puttana. Detto questo, ci vediamo giovedì, ragazzi. Buona serata a tutti.